Io adesso però inviterei il sindaco qui sul palco, quindi facciamo un applauso al sindaco Sarcone. Porto tutti, fatemi sentire ragazzi. Stiamo facendo una festa stasera, considerate che è una festa, ci manca la torta alle candeline, magari quelle poi arrivano dopo, vero maestro? Ancora qualche minuto, ci siamo, perché ci sono le scale là dietro che sono pericolose. Io stasera ho rischiato brutto un paio di volte e ancora la serata non è finita, la notte è lunga, quindi non so fino a stasera se io da casa ci torno con tutte e due le gambe. Ci siamo, arriva. Ancora forte l'applauso per il vostro sindaco, per il vostro sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Preparatevi che farò un comizio di un'ora. No, scherzo. Ormai i comizi non li facciamo più, ci siamo messi subito all'opera. La campagna elettorale è finita, abbiamo fatto i primi atti, abbiamo posto in essere i primi atti amministrativi ispirati a una, come dire, riduzione della spesa. Non so se avete già saputo. Abbiamo mandato a casa il responsabile del primo settore che guadagnava 4.000 euro al mese per 4 ore settimanale. Abbiamo mandato a casa anche la segretaria personale, perché io non ho bisogno di segretaria, risponderò io a telefono, scriverò io gli appunti, non c'è bisogno di tutto questo. Abbiamo tolto anche l'indennità al responsabile del quarto settore, abbiamo fatto una serie di atti amministrativi, abbiamo messo la panchina lì che l'avevano richiesto in tanti, avevano fatto addirittura una petizione di 200 persone, sottoscritta da 200 persone. 200, 300, vabbè. Ora purtroppo devo anche dire che siccome ci sono delle, come avevo detto, sono arrivate a casa le bollette della Tari, no? Purtroppo dopo le elezioni non le abbiamo inviate noi, le hanno inviate la vecchia amministrazione. Le bollette della Tari però abbiamo procrastinato la data di pagamento che non è entro... e non è entro il 30 maggio, era già scaduto, loro non l'hanno inviato con questo, come dire, con questo modo di fare politica subito, e quindi l'abbiamo procrastinata al 30 giugno. Lunedì sono stato invitato insieme agli altri sindaci della Capitanata a Palazzo Dogana, dove si riunirà la giunta regionale. Ho chiesto di fare un intervento, il mio intervento è sull'ecofuel. Dirò come mai la regione a tutti i costi ci vuole installare questo impianto di depolimerizzazione che sicuramente creerà, produrrà un documento per la salute dei cittadini ascolani. Jenny ha detto che dopo 30 anni si è verificato un evento eccezionale. Certo, il primo è che lui è risalito su questo palco, perché i cittadini ascolani fino adesso non venivano valorizzati e non si sa perché. L'altro evento importante è che abbiamo vinto contro i poteri forti, siamo finalmente riusciti a vincere, siamo saliti sul comune di Ascoli Sadriano e tutti quanti insieme amministreremo questa nobile città. Grazie e buon divertimento. Grazie al sindaco, vi ho visti belli partecipi, è così che dovete essere sempre.